ogni giorno. Nell'ambito di quello che è la, diciamo il tema, scusate per rumori esterni, sono in una zona vicino a una chiesa e stiamo chiudendo. Dicevo, nell'ambito di quella che era la tematica della giornata, quindi si parlava di energia ma di ossigeno, del ruolo chiave dell'ossigeno, nelle, dopo la splendida relazione del professor Paggiari, hanno altre due relazioni in mattinata che riguardano proprio l'utilizzo di questo oro biologico che è l'ossigeno. Io volevo farvi comprendere una sorta di meccanismo di base sistemico in questa mezz'oretta che Giorgio mi ha voluto mettere a disposizione, cercando di potenziare un messaggio che già attraverso la serie di webinar che abbiamo fatto su questa piattaforma ho cercato di potenziarvi, cioè il messaggio dell'interpretazione biotipologica, che chiaramente si correla moltissimo con diversi aspetti chiave che gestiscono il nostro metabolismo complesso. E dobbiamo considerare una cosa fondamentale, cioè i due elementi costitutivi della vita sono l'energia e la materia strutturata. Prima abbiamo visto il professor Spaggiari sfoderare tanti con tanta semplicità e maestria proprio degli argomenti che valorizzavano il concetto di energia in toto, ma noi dobbiamo pensare che ogni organismo con metabolismo perfettamente funzionante deve essere capace di produrre quantità equilibrate di energia per il sostentamento e di materia che serve sia per la crescita che per il rinnovamento strutturale. Le diverse età, le diverse necessità dell'organismo, la temperatura, la disponibilità alimentare e anche la tendenza costituzionale possono condizionare e orientare il metabolismo che viene indirizzato di più verso uno dei due suoi aspetti, anabolico o catabolico, e che soprattutto trova nella gestione delle priorità di espressione, che sono fondamentalmente l'equilibrio neurovegetativo, la regolazione ormonale, le caratteristiche biochimico-enzimatiche, quelle parlava Giorgio stamattina della costituzione del terreno individuale, sul quale chiaramente oggi abbiamo la spada di Damocle di una serie di informazioni, non solo di tipo biochimico come gli interferenti endocrini, ma anche di tipo elettromagnetico, no? Parlavate stamattina del 5G, e quindi è di tante altre interferenze che purtroppo stiamo subendo nell'ambito dei nostri campi magnetici. E chiaramente il metabolismo esprime diverse espressioni in relazione ai substrati e quindi alla qualità e alla quantità, per esempio, di alimenti o di integrazione specifica. Nell'ambito appunto degli studi anche sull'aspetto di organizzazione biocibernetica dell'organismo, la vita esiste proprio grazie alla possibilità di scambiare delle informazioni senza andare a perturbare l'equilibrio di flusso del sistema. Questo è fondamentale. Questo tipo di informazioni possono essere di due tipi, sia elettromagnetico che biochimico. Un grande studioso di biofisica, Popp, dice appunto che esiste un campo elettromagnetico coerente che gioca un ruolo fondamentale nella promozione e nel controllo dei processi degli organismi viventi. E che, e questo è un concetto base, la manutenzione e la riparazione avvengono soprattutto durante le fasi notturne o di riposo. Stamattina sono riparato poco perché ho fatto la notte in casa di riposo, non sono stato chiamato in urgenza, quindi sto ancora in fase di riparazione anabolica. Chiaramente il concetto olistico, così come il triangolo della salute, porta a una possibilità di intervenire anche mettendo al centro del triangolo della salute la costituzione individuale, di intervenire su una serie di fattori tra di loro interconnessi, strettamente interconnessi, nella modulazione metabolica individuale.
una serie di fattori che poi vedremo successivamente, dove l'ossigeno, secondo questa visione, svolge un ruolo chiave. Ma se pensiamo che il sistema umano sviluppa in primis tutte quelle strutture che sono necessarie alla sopravvivenza e che vengono coordinate dal tronco encefalico, il tronco encefalico a livello centrale contiene in sé già una regola, la regola del ritmo, la regola di un'alternanza di due fasi, una fase catabolica e una fase anabolica. Questo è interessantissimo perché fondamentalmente, quando anche stamattina Giorgio parlava delle interferenze che vanno a intervenire sul feto, sulla placenta, in ambito proprio di alterazione epigenetica, di danni epigenetici, chiaramente noi dobbiamo pensare che già quando si sviluppa un feto ha in sé insito una sorta di comportamento biologico. E guardate, a livello del tronco encefalico si posizionano una serie di nuclei importanti che regolano i nostri ritmi biologici. Il sonno veglia, il ritmo del respiro, il ritmo fame sete, il ritmo cardiocircolatorio, il ritmo intestinale e la termoregolazione. In una sorta di connessione fra sistema nervoso e sistema endocrino, dove gioca un ruolo chiave l'ipotalamo. L'ipotalamo, questa sorta di console a cui l'organismo afferisce quando deve comunicare delle modifiche periferiche, questa sorta di console a sua volta strettamente collegato con l'esterno, vedete, attraverso il nucleo sovrachiasmatico che riceve la semplice informazione sensoriale attraverso la retina, cioè la emissione di luce oppure il buio, e modifica abbastanza semplicemente attraverso questo tipo di informazione, vedete, la secrezione di ormoni e neurotrasmettitori che fondamentalmente, attraverso una comunicazione che l'ipotalamo fa alla ghiandola pineale, crea un input a secernere serotonina e melatonina, ponendo chiaramente la ghiandola pineale come grossa struttura per la regolazione neuroendocrina globale, in una chiave di lettura in cui la serotonina fondamentalmente si trova come una profonda attivatrice dell'asse simpaticotonico, mentre la melatonina, sapete, modula lo stato di riposo notturno anabolico. E la regolazione della produzione fisiologica di serotonina e la sua trasformazione in melatonina sono alla base di un corretto funzionamento di tutto l'asse neuroendocrino, senza togliere poi che nella regolazione sistemica intervengono, rispetto all'ipotalamo, rispetto al tronco, una serie di aree cerebrali che a loro volta subiscono anche dei riadattamenti a livello del sistema limbico, dove praticamente noi troviamo diverse aree che sono regolate con tante componenti anche della nostra sfera emotiva. Per cui comprendete bene come sia importante un po' il tutto. Ma io ritornerei all'importanza di questa struttura, dell'ipotalamo, che è una struttura estremamente specializzata e essa è proprio una chiave di lettura. Io che ho praticamente un'impostazione negli anni 90, ho studiato motopsicologia, e gli organo derivati ipotalamici erano dei grossi regolatori dei sistemi metabolici che avevano fondamentalmente, ho visto che fra i prossimi appuntamenti ci sono anche tante relazioni sull'anti-aging, avevano fondamentalmente una relazione notevole con l'azione di anti-invecchiamento, una sorta di spia di regolazione metabolica che nel momento in cui si rigidiva, perdeva la sua plasticità, chiaramente condizionava il comportamento di tutto il quadro metabolico, considerando che lo stesso ipotalamo regola l'attività dell'anteipofisi e della neuroipofisi, dove sappiamo poi vengono prodotti dei neuroormoni importantissimi. Ma il ritmo biologico segue delle regole precise. Se noi pensiamo a questa regolazione elevata, dobbiamo pensare anche che nel nostro organismo si alternano due fasi. Due fasi, una ortosimpaticotonica che si attiva
alle 3 di notte all'incirca e termina alle 3 di pomeriggio. Ed è caratterizzata da una prevalenza del simpatico tono, con chiaramente aumento soprattutto degli ormoni surrenalici e degli ormoni tiroidei, con una sorta di azione catabolica iperossidante che porta a produrre energia. È una fase caratterizzata dall'intervento di alcuni minerali importanti, come il sodio, come il calcio, ma lo stesso dicasi anche quando riguarda altri tipi di minerali, se pensiamo allo iodio, che hanno un'azione importante in questa fase, ma soprattutto in questa fase intervengono una serie di meccanismi di ossidoriduzione, cioè la cellula va in produzione energetica. Vedremo poi che cosa succede nel sistema connettivale. Il pomeriggio si attiva la simpaticolisi attraverso la modulazione del magnesio, che è un minerale simpaticolitico, e quindi viene attivata una fase detta anabolica in cui a livello cellulare interviene una sorta di riparazione per proprio ristrutturare di nuovo la cellula. Questo processo raggiunge l'acme alle 3 di notte, grazie anche alla regolazione di grossi ormoni come lo stesso GH e come la stessa melatonina, dove interviene una sorta di stasi fisiologica con un'infiammazione lieve di tipo linfatico soprattutto, che poi nel momento in cui si riattiva di nuovo l'asse simpatico-tonico attraverso una vagolisi notturna, questo porta a un'eliminazione delle scorie tossiche, tanto che sappiamo bene che durante le prime urine della mattina sono urine cariche di sostanze acide e di sostanze tossiche. E questo è importante, quando funziona questa fase, questo bioritmo è, diciamo, l'ideale, perché intervengono nelle due fasi una serie di regolazioni che permettono all'organismo di mantenere un suo equilibrio. Un ruolo fondamentale nella regolazione ce l'ha il sistema connettivo, la cosiddetta zona o sezione di transito di Pischinger o sostanza fondamentale, vedete, è formata da capillari sanguigni, linfatici, terminazioni nervose, fibre collagene, reticolari, elastiche, da molte cellule del sistema immunitario e molecole complesse come i GAG, i glucosaminoglicani e i proteoglicani. Se questa matrice si carica progressivamente di scorie tossiche, vedete, no, l'epigenetica, no, frammenti di virus, batteri, metalli pesanti, farmaci non completamente metabolizzati, residui di pesticidi, coloranti, conservanti, ma più possiamo mettere tante altre cose. Si determina, considerando anche l'aspetto bioenergetico e l'interferenza bioenergetica sulla membrana, si determina la cosiddetta vicariazione progressiva della malattia, che nella regolazione sistemica porta a attuare dei meccanismi di detossicazione della matrice che avvengono sia attraverso un'aumentata escrezione, vedete, implementazione delle fisiologiche funzioni escretorie come la sudorazione, le secrezioni di mucose, che spesso noi andiamo a bloccare quando in verità sono delle modalità con cui il corpo si sta liberando di scorie tossiche. E pensiamo ai catarri respiratori, pensiamo a quelli intestinali, pensiamo alle urine, pensiamo alla diarrea. Così come reazioni di infiammazione e di infezione, che anche lì noi andiamo a sopprimere in maniera retossica e che invece portano a sua volta invece a un blocco della gestione di queste due fasi. E questo è fondamentale, perché fondamentalmente, vedete, nell'ambito della regolazione sistemica un ruolo chiave lo gioca il carico tossico mesenchimo matriciale, perché iperattiva il braccio TH2 della bilancia immunitaria e soprattutto l'asse HPA, cioè l'asse ipotalamo pituitario adrenalergico, cioè praticamente l'asse ipotalamo ipofisi sul rene, portando a un'iperincrezione cronica di cortisolo. È un ruolo fondamentale in questa gestione di detossificazione connettivale, la gioca anche l'istamina, che è un modulatore della flogosi silente che interviene a livello del mesentima. Oggi assistiamo sempre più a tanti fenomeni di iperistaminergia, no? Stamattina mi è arrivata la foto di un bambino da un amico che voleva trovare una soluzione perché il pediatra le aveva dato
del cortisone, ma non funzionava dopo 10 giorni, di una grave orticaria. Oggi assistiamo sempre più, no, a questa sorta di destabilizzazione del nostro mesentima, di una connettivopatia sistemica che chiaramente condiziona fondamentalmente una sorta di fase di riparazione, perché normalmente a livello connettivale, si attivano le due fasi. Una, quella simpaticotonica, cosiddetta fase SOL, no? In cui a livello del connettivo avvengono certe cose, poi le vedremo, che è una fase catabolica finalizzata soprattutto alla demolizione dei residui tossici. Allo stesso tempo, nella fase successiva, nella fase GEL, una fase parasimpaticotonica, alcalotica e anabolica, la matrice si resetta strutturalmente. È fondamentale che queste due fasi avvengano rispettando il bioritmo. Ma queste due fasi, la fase di acidosi, questa è la cosiddetta commutazione vegetativa di Hoff, la fase di acidosi e la fase di alcalosi, vengono ad essere in maniera bilanciata, compensate dai vari fattori in maniera tale, e qui possiamo intervenire molto noi attraverso le medicine biologiche, perché noi facciamo in modo così che l'organismo, come vedremo poi successivamente, rispetta in questa situazione una sorta di suo equilibrio, di suo principio di equilibrio, in cui la fase simpaticotonica, dove si attivano gli aronolitasi con dissoluzione della sostanza basale mesenchimale, dove c'è una iperionicità e una notevole attività istaminica e si passa da gel al sol, venga ad essere poi compensata la fase successiva vagotonica, in cui c'è un blocco della sintesi di ialuronolitasi con una gelificazione connettivale necessaria per far sì che le tossine poi vengano veicolate verso l'esterno. Ma se questa fase, per esempio, dura di più, ci porta a un blocco vagotonico, e questo accade a molti soggetti, per esempio i soggetti che la mattina si svegliano, per esempio, con stanchezza, che hanno difficoltà a partire. Quindi questa è la regolazione di queste due fasi, è fondamentale, così come è fondamentale rispettare il bioritmo, in maniera tale che anche in questa fase si possa passare dalla fase di sol alla fase di gel, dalla fase di gel alla fase di sol, con un mantenimento di un'elasticità del sistema che, capite bene, è una chiave di lettura fondamentale per mantenere il nostro sistema biologico giovane. Tenendo presente che nell'ambito delle regolazioni, ne abbiamo parlato anche le altre volte, abbiamo fondamentalmente anche dei grossi ormoni che modulano la regolazione del TH1, TH2, TH3 attraverso il TH0. Il DEA spinge più verso il TH1, il cortisolo più verso il TH2, il DEA, il cosiddetto ormone della giovinezza che viene prodotto a livello surrenalico. Capite bene, se noi andiamo incontro a uno stress surrenalico importante con un invecchiamento biologico, il DEA tende precocemente a ridursi come attività periferica. Questo succede sia negli uomini che nelle donne. E un abbassamento dei livelli del DEA, per esempio, è condizione base per lo sviluppo, per esempio, di un iperinsulinismo precoce. Allo stesso tempo, l'ipercortisolismo può condizionare non solo l'attività infiammatoria di tante citochine, ma soprattutto condiziona un abbassamento dell'azione del livello del TH1 attraverso un'inibizione dell'azione sul DEA, perché gli ormoni fondamentalmente sono tra di loro agonisti e antagonisti. E quindi, vedete, questo è un quadro abbastanza complesso del funzionamento, qua mancano i TH17, però fondamentalmente siamo di fronte a una chiave di lettura in cui l'aspetto di regolazione TH1-TH2 fondamentale nelle grosse patologie porta appunto a una risposta sistemica, soprattutto quando si attiva il TH2, perché nella iperincrezione, vedete, DEA stimola l'immunità cellulare, altera l'equilibrio delle reazioni mediate dalle cellule TH1, mentre il cortisolo inibisce le reazioni tipo TH1. Infatti un'elevata azione cortisolemica può portare a un'inibizione, a un'immunosoppressione, ma allo stesso tempo soprattutto del TH1. Ma a lungo termine questo ipercortisolismo stimola le risposte mediate del TH2 e quindi fondamentalmente tende a provocare delle malattie importanti. Abbiamo parlato la scorsa volta delle patologie metaboliche, della endotelite, del danno endoteliale, della depressione, no? Collegata all'attivazione del TH2, dell'azione, per esempio, sul favorire anche la neoplasia, le neoplasie,
Alcune malattie autoimmuni, soprattutto le malattie TH2 correlate, sono le malattie autoimmuni non organomediate. Parliamo dell'artrite diffusa, parliamo della psoriasi diffusa, parliamo dell'S. E qui come? Tendenzialmente uno sbilanciamento porta a un'attivazione anche della fase istaminica allergica, della fase mastocitica, scusatemi, sono i residui della notte passata insonne con il vecchietto che non stava bene. In ambito poi del controllo endocrino, dovete pensare che fondamentalmente nell'ambito delle regolazioni, e questi sono stati anche gli studi apportati dal grande professor Hans Lee, quando ha parlato della sindrome di adattamento generale. Dobbiamo considerare, accanto alla regolazione neurovegetativa, simpatica e parasimpatica, che avete visto poi ha connessioni importanti con tutto il nostro sistema, dobbiamo considerare la grossa gestione metabolica di due strutture ormonali, la tiroide con l'accompagnamento delle paratiroidi e il surrene, sia nella sua componente midollarica e sia nella sua componente corticalica. Infatti, se noi pensiamo all'ossigeno, dobbiamo pensare a un grosso imprinting dell'ossigeno sull'azione dell'ormone tiroideo. Ormone tiroideo che ha non solo effetti metabolici, ma anche un'azione auxologica, morfogenetica. Perché a livello auxologico, per esempio, l'ormone tiroideo stimola moltissimo la crescita del collo, del torace e degli arti. E inquadra soprattutto determinate tipologie omeopatiche, come per esempio le tipologie fosforiche, le longilinee. Allo stesso tempo, gli ormoni tiroidei, vedete, sono capaci di determinare un aumento del consumo di ossigeno, di produzione del calore, e interferiscono sul metabolismo di carboidrati, grassi e proteine. Questo è importante perché, vedete, hanno un sinergismo con l'insulina. Ecco perché molte volte ci possiamo trovare anche pazienti in ipotiroidismo anche latente o un ipotiroidismo conclamato con terapie già prestabilite di tipo retossico, come l'Eutirox, che manifestano poi nel tempo anche l'iperinsulinismo. Perché l'ormone tiroideo lavora in sinergismo con l'insulina, accelerandone la degradazione, soprattutto a livello di muscoli e di cellule adipose. Questo è importante. Allo stesso tempo, gli ormoni tiroidei interferiscono con substrati energetici di tipo proteidico e lipidico, quindi hanno un'influenza importante su vari organi, ma tre fondamentali, che sono i muscoli, il fegato e il cervello, dove l'azione dell'ormone tiroideo è un'azione importante, soprattutto sul cervello. Beh, ricordatevi che negli anni 30, nel Trentino, c'è stato il cosiddetto cretinismo endemico legato a una zona in cui veniva prodotta acqua senza iodio o con carenza di iodio. Quindi per farvi capire come l'azione dell'ormone tiroideo sul sistema nervoso centrale sia fondamentale, infatti è l'ormone dell'intelligenza. Allo stesso tempo vedete da questa slide come tante sostanze o tanti antagonisti nutrizionali possono rallentare l'azione dell'ormone. Qua non ho messo anche degli altri differenti endocrini, ma considerate che oggi che siamo di fronte a una società che ha sviluppato la malattia tiroidea anche in quelli che sono fondamentalmente ipertiroidei funzionali, considerate l'interferenza di fattori fra cui vedete metalli tossici, ma sostanze anche xenobiotiche, gli stessi estrogeni e altre sostanze presenti in alcuni cibi. Riepilogando, quindi l'ormone tiroideo rappresenta una sorta di epicentro della regolazione del metabolismo cellulare,
condizionata moltissimo dalla presenza dell'ossigeno e quindi è importante mantenere un adeguato livello di ossigenazione cellulare per garantire un adeguato funzionamento di questo ormone. E questo sposta moltissimo la bilancia neurobiologica attraverso una modulazione della velocità di consumo di grassi e di carboidrati, un controllo della temperatura corporea, la regolazione del battito cardiaco e la regolazione della produzione di proteine. Come vi dicevo prima, i principali organi del bersaglio sono i muscoli, il cervello e il fegato. Considerate sempre la strutturazione endocrina come se fosse proprio in questa regolazione sistemica, dove abbiamo visto che l'ipotalamo e la ghiandola pineale giocano un ruolo fondamentale nella regolazione alta, come una sorta di yin e di yang, come una sorta di ormone agonista antagonista, in cui noi dobbiamo mettere sempre insieme due ghiandole che nel momento in cui una è in iperfunzione, l'altra va in ipofunzione. E diciamo che le paratiroidi, che praticamente sono collegate le tiroidi, anche anatomicamente, sono lo yin, la parte più parasimpaticotonica, della ghiandola tiroidea, che invece, essendo una struttura che ha in sé insita una caratteristica nervosa, se pensate all'ormone tiroideo, a che similitudine ha, per esempio, con l'adrenalina come azione, no? E se pensate proprio all'origine embriologica di tipo ectodermico, dovete pensare appunto che da un lato abbiamo la regolazione di tipo tiroideo, che ha certe caratteristiche come abbiamo visto prima. Dall'altro abbiamo una sorta di freno, una sorta di regolazione di paratiroidea, e oggi abbiamo tanti pazienti che sono in iperparatiroidismo proprio perché sono in acidosi, proprio perché sono probabilmente in carenza di ossigeno. Quindi vedete come poi l'ossigeno ritorna. Da numerosi esperimenti e osservazioni su animale e uomo, queste strutture paratiroidi sono, queste strutture endocrine, sembrano essere proprio degli stimoli vagotonici, in sinergia peraltro con una parte del cortico surrene, col timo e con la parte insulinica del pancreas e con le stesse gonadi, in antagonismo invece con la tiroide e soprattutto con la midollare del surrene. La midollare del surrene, invece, qua siamo nella seconda ghiandola che, secondo la sindrome di adattamento generale di Anseli, interviene insieme alla tiroide nella regolazione del nostro livello di stress. Nell'ambito del metabolismo della midollare del surrene, dovete pensare che la midollare del surrene è una sorta di estraflessione di un ganglio del simpatico, cioè un ganglio del simpatico che si viene a, diciamo, localizzare in una sede differente accanto al surrene, alla corticale del surrene, e quindi mantiene nell'ambito delle sue increzioni un'attività con l'adrenalina e la non adrenalina che assomiglia molto all'attivazione del, cioè è di tipo proprio neurogenico. Infatti dovete pensare che fondamentalmente la midollare del surrene rappresenta un ganglio simpatico specializzato e gli ormoni che esso produce causano tantissime attività periferiche, ma hanno un'azione profonda su diverse tappe metaboliche. Soprattutto, vedete, l'adrenalina provoca glicogenolisi epatica muscolare, questo è fondamentale, oltre che chiaramente mobilizzazione dei lipidi del tessuto adiposo. Quindi fondamentalmente la midollare del surrene è come se in un trait simpaticotonico agisce in concordato con la ghiandola tiroidea, e chiaramente poi a questo si associa anche l'attività periferica di un grosso ormone prodotto dalle cellule alfa del pancreas, che hanno un'azione simpaticotonica anche loro, che è il glucagone. E quindi, come vedete, il metabolismo, che a sua volta viene ostacolato dall'insulina. E quindi, vedete, l'equilibrio che interviene a livello delle azioni sinergiche fra le ghiandole, fra la midollare, la cortico del surrene, la cortico surrenale,
tiroide e paratiroide, fondamentalmente caro, questo forte. Bartolo, sì, Bartolo, c'hai 6 minuti, eh? Sì, sì, tranquillo, sì. Siamo quasi alla fine. Avevo più o meno calcolato. Dicevo, questo equilibrio fra queste strutture regola fondamentalmente il nostro metabolismo in fase cronica, influenzando la funzione cellulare, la funzione tissutale e la struttura organica. E quindi chiaramente, come vedremo fra poco, anche la costituzione. Gli ormoni corticosurrenalici si comportano a loro volta come una sorta di stimolo vagotonico, come abbiamo visto prima, e sono quindi una sorta di antagonismo con quelli della midollare del surrene. Hanno diverse azioni, un'azione trofica generale con stimolo dei processi assimilativi, migliorando il tono muscolare e la struttura della cute degli annessi, sintetizzando, vedete, i precursori fondamentali degli ormoni sessuali. E stimolando soprattutto, vedete, lo sviluppo degli organi splanchici e del tessuto connettivo, inquadrando soprattutto le tipologie cosiddette mesoblastiche e dendoblastiche. Dicevo, andando a orientare soprattutto l'aspetto metabolico energetico di tipologie cosiddette mesoblastiche o endoblastiche come la sulfurica e la carbonica, in cui l'azione del cortico surrene è un'azione molto più pronunciata. Questa è la teoria di Hans Lee, in cui attraverso le diverse fasi, sono 4, intervengono in maniera prima alterna e poi contemporanea sia il surrene che la tiroide, e sviluppano la fase di allarme, poi la fase di adattamento e resistenza, fino alla fase di inizio esaurimento, quando le surrenali iniziano a indebolirsi, la tiroide tenta di compensare inutilmente, fino alla quarta fase di esaurimento avanzato. Per chi di voi ha seguito le mie relazioni sulle diverse costituzioni, una chiave di lettura che ci può aiutare a interpretare meglio l'utilità dell'ossigeno, una chiave neurometabolica ed endocrina, è certamente l'inquadramento costituzionale, perché di tipo omeopatico, una sorta di chiave di lettura moderna di quello che gli omeopati ci hanno insegnato per secoli, che porta a caratterizzare, quando parliamo di costituzione, una serie di livelli di regolazione che hanno, rispetto a quello che ci siamo detti finora, certamente degli incipit importanti nella regolazione neurovegetativa e nella regolazione energetico-metabolica e ormonale, ma trovano poi sostegno anche nella regolazione ossigenoide, nello stato ossidativo e nell'equilibrio acido-base, che sono dei nuclei fondamentali, secondo me, per poter aiutare i nostri pazienti a non vicariare in maniera regressiva, a non andare verso la malattia cronica, a non andare verso la malattia che ha dei costi maggiori sociali, economici e altro. Altri aspetti sottolineati, noi domenica prossima io vi parlerò della regolazione dello stress biotipologica, quindi avrò più tempo a disposizione nell'incontro che faremo il 3 maggio, avremo modo di parlare della regolazione dello stress in chiave biotipologica, con dei suggerimenti che vi darò rispetto a quelle che sono le diverse tipologie, quindi entreremo di più nel campo delle biotipologie e del loro meccanismo di regolazione. Quello che mi interessa sottolineare, e con questa parte concludo, è che fondamentalmente lo studio delle tipologie umane in chiave moderna, cosa che svilupperemo molto bene anche nell'alta scuola di formazione che partirà a maggio, praticamente ci permette, in grandi linee, tenendo presente che ogni individuo ha in sé spesso diverse caratteristiche, ma anche in sé delle dominanze, di poter regolare un equilibrio attraverso l'intervento su diverse componenti che fanno parte sì di un sistema complesso, ma che sono tra di loro interconnesse, e garantendone l'adeguato
sistema di flusso con certa coerenza, noi riusciamo a mantenere sempre più una sorta di equilibrio. Per cui quando andiamo a parlare di costituzione di equilibrio neurovegetativo, ci troviamo di fronte una diversa relazione in ambito, per esempio, della regolazione simpatico e parasimpatico-tonica, di due costituzioni che sono opposte, la fosforica e la carbonica, e ci riporta un po', per esempio, a un test, il mineralogramma di 35-40 anni fa degli americani, che metteva nel rapporto calcio-fosforo il rapporto di dominanza dell'equilibrio neurovegetativo. In mezzo a questi due c'è lo zolfo, la parte rossa sanguigna. E nel momento in cui andiamo a considerarla da un punto di vista, per esempio, metabolico energetico, la parte sanguigna, la parte cosiddetta sulfurica, che vedete, caratterizzata da buone masse muscolari, buon apparato osteoarticolare, cardiovascolare, con una buona formazione di sangue. Ho finito. L'ultimo minuto. Cute, mucose, mesenchima e sistema reticolo endoteliale. Vi dicevo, l'aspetto sulfurico ci collega all'argomento di oggi, cioè alla regolazione dell'ossigeno, la regolazione dell'ossigeno in chiave di protezione cellulare. E quindi le caratteristiche del sulfurico, che è un biotipo aerobio per eccellenza, con, vedete, una buona assimilazione, un'ottima ossigenazione tessutale, con buon stimolo delle funzioni energetiche, avendo peraltro anche una velocità di ossidazione cellulare aumentata, e che ha certe caratteristiche ormonali, vedete, dal punto di vista ormonale si caratterizza dall'avere il più o meno indicativo più o meno delle costituzioni più sulfuriche magre o sulfuriche grasse. Vi dicevo, il fatto che gli ormoni qui segnati in rosso abbiano una upregulation permette a questo tipo di tipologia ossigenativa, in un adeguato bilanciamento dei bioritmi e un mantenimento adeguato di quelli che sono i meccanismi metabolici sistemici, di mantenere una qualità di energia elevata per molto tempo e soprattutto delle modalità reattive patologiche che vengono inquadrate in ambito, per esempio, diatesico, la cosiddetta psora, che inquadra soprattutto malattie infiammatorie, malattie reattive o disreattive, che non hanno una grande profondità, non hanno una grossa azione di tipo, diciamo, cronico, che quindi genera poi la malattia cronica, che abbiamo capito deve essere la patologia dalla quale dobbiamo cercare di allontanare il nostro paziente se vogliamo mantenergli una buona qualità della sua esistenza. E quindi, vedete, nell'ambito delle regolazioni sistemiche, la chiave di interpretazione biotipologica ci permette di entrare in connessione con i diversi metabolismi ossigenoidi e anche di tipo ossidativo, e questo fa sì che nell'ambito, per esempio, di un equilibrio metabolico rispetto a quello che ci siamo detti nella relazione, la tipologia sulfurica è più anche quella muriatica, con aspetto aerobio catabolico, considerando che il metabolismo del sulfurico è soprattutto aerobio anabolico di tipo magro, quindi sarebbe proprio quello ideale, con azione di iperossidazione per quanto riguarda la componente ossidativa, e con uno stato di acidosi blanda in uno stato ossidoriduttivo ridotto. Sono condizioni di ossigenazione che permettono di mantenere la fase di malattia, soprattutto nella parte sinistra di questa tavola. La parte sinistra di questa tavola dove ci sono tutte le patologie cosiddette reversibili, mentre quando andiamo nella parte destra già ci troviamo di fronte a patologie dove interviene anche la fase cellulare con danno importante e quindi costi maggiori, terapie spesso retossiche già impostate che riducono il campo di azione dei medici che praticano la medicina biologica. E concludo tenendo presente che dobbiamo essere, per chi di voi è affinito alla medicina cinese, collegati sempre più con una risposta di tipo yang, no? Che non una risposta di tipo yin, e cercare di non attivare le nostre energie
più profonde di difesa. Le conclusioni a cui mi attingo ora a fare sono queste, cioè il ruolo dell'ossigeno nella gestione di un adeguato equilibrio metabolico energetico e neurovegetativo rappresenta un cardine di riferimento importante per evitare una vicariazione regressiva dello stato di salute e una cronicizzazione della malattia. E quindi nell'ambito delle medicine sistemiche e funzionali, la gestione del metabolismo dell'ossigeno a tutti i livelli garantisce un mantenimento dell'armonia dei diversi sistemi favorendo una salutogenesi con un netto miglioramento della qualità di vita nella quantità di vita. E due foto che sono in basso lo testimoniano. Grazie per l'attenzione. Qui c'è una parte del DNA che ringrazia un globulo rosso di portargli l'ossigeno. Grazie a tutti.